150 anni fa, il 20 settembre 1870, l'esercito sabaudo occupava Roma. La vicenda della breccia di Porta Pia con l'ingresso dei bersaglieri completava l'epopea risorgimentale, polverizzando il potere temporale della Chiesa Cattolica. Guidato dal generale Cadorna, il regio esercito entrava attraverso una breccia nelle mura aureliane. Le truppe pontificie si arresero. Papa Pio IX aprì in fretta le trattative per la resa. Alla conquista seguì un referendum per sancire l'avvenuta riunificazione della città col Regno d'Italia, che trionfò grazie all'astensione dei cattolici. In altro modo si era compiuto il sogno dei mazziniani e dei garibaldini. L'anniversario del 20 settembre è stato festività nazionale fino al 1930, quando fu abolito in seguito alla firma dei patti lateranensi tra Vaticano e regime fascista. In occasione della ricorrenza per i 150 anni della breccia di Porta Pia, il sottosegretario alla difesa Tofalo e il sindaco Virginia Raggi hanno deposto una corona d'alloro in memoria dei caduti presso la lapide della battaglia del 1870, un picchetto armato dei bersaglieri ha reso gli onori militari.